Okay, bello tutti ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok, mi sono tagliato i capelli perché stavo veramente male. Lasciate un commento per sapere se vi piace il mio nuovo taglio di capelli. Vedo un coso da dirvi. Se mi piace il mio nuovo taglio di capelli. Ok, l'ultima volta, se non ero, abbiamo fatto fuori Taurus, abbiamo sconfitto Ice di Quadri Omega e abbiamo fatto fuori un altro R, forse Wolf. Non mi ricordo. Registro la missione, regina virgola R, area 20, piccolo programma. Ecco, e il cyberspazio che ho sbloccato l'ultima volta, guardate, ci scommetto che il cyberspazio che ho sbloccato l'ultima volta, che non aveva dentro Cygnus, ma state a vedere che ci sta invece regina virgo R. Comunque, se l'ultima volta stavamo cercando Cygnus qua, mi sa che ci troviamo regina virgo, sì, regina virgo. Vediamo, qui non c'è. Punto tutto qua? No, invece no. Qua neanche. Mi volete far fare proprio strada. Di qua neanche. No, ok, non è qua. Ok, no. Scherzavo, non è qui neanche regina virgo. Ma perché mi fanno gli scherzi? Dai, era bloccato quel lucro bravo. Allora, l'ultimo altro lucro, l'altro, che è l'unico altro nucleo programma, è Spimmi il gatto. E naturalmente dov'è? Qui, ovviamente, perché vogliamo dare ragione a Gisius? No, quelli della Capcom sono così. Perfetto. No, chi ha? Era mica la risata di Virgo? Non di regina Virgo. Vabbè. Omega Xyz, il mega codardo. È proprio come Virgo. Vero, i tratti di Missistia sono spariti. Missistia, chi sarebbe? Sono molto affascinante anche senza aiuto. Chia! Il solo pensiero di farti a pezzi faccia, mani, il corpo mi fa star bene. Ah, vedo che sei la stessa selvaggia Virgo di un tempo. Ragazzo, attento, in quanto a crudeltà può competere con Corvus. Ok, ma non preoccuparti, non possiamo perdere. Chia! Cambierai idea quando ti contorcerai dal dolore. Ah, ok, quindi avevo ragione, era Virgo che vedeva in quel modo. Regina Virgo, ho tutto bloccato, a parte la spada di Gesù, ma vabbè. Ok, e vabbè. Secondo me non è ancora al mio livello Regina Virgo, Fatemelo dire. Avremo bisogno di un po' più di allenamento. Aio, facciamo Ash Base. Guarda, non capivo, cioè, questo. Mi colpisci ripetutamente, pensi di cavartela così? Non ci credo. Non mi si può sbloccare la giga di drago. Vabbè, prossimo cammino. Ok, no, basta un po' di cuore. E lì si è sbloccata la giga. Direi che questo match è finito. Mi piace fare questo gesto. Ciao ciao. Un nemico eliminato. Perfetto. E anche questo R è fuori luce. È fuori, cosa ho detto? Fuori uccio? Volevo dire, è fuori gioco ed è fuori uso, è saltato fuori e fuori uccio. Ok, dobbiamo andare a sbloccare la nuova porta. Oddio, mi viene strano, mi viene male che devo rifarmi tutta la strada. Comunque, due R alla volta ce la stiamo facendo. So che è un po' poco, ragazzi, ma magari sommerò più episodi. Non lo so neanche io, perché dipende da quanto tempo impiego a far fuori ogni singoli R. Comunque, regino è un posto da... sì, regino. No, basta, i pericoli ormai. Ed ancora un altro boss. Rogue V3. Ciao Rogue. Carta rivita. Rivita, ma che nome. Ok, registro di missione Jack Corvus R. Centro comando. E la Wasa NP.
E questo sì, questo è impostato, dai, infatti. Ti pareva? Ce ne torniamo a casa. Quartier generale. Qual è il centro comando? Forse questo. È questo. Il pro sì, è quello sicuramente, ok. Dovremmo avere una stazione onda. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ok. Autenticazione chiave di era, blocco disattivato, ci andiamo comunque, bravo. Monitor. Ah, tra parentesi, potrei sbagliare, il jack potrebbe essere da tutt'altra parte. È probabilmente così, eh. E infatti di jack neanche l'ombra. Comunque, visto che jack non è qui, è sicuramente nell'unico altro nucleo programma che c'è qui dentro. E quindi non mi ricordo come si chiama. Nel computer principale della WASA. Il problema è che, se non ricordo male, questo qua è un labirinto gigante. Visto che non ho voglia di perdere tempo, facciamo così. L'ho trovato! Ok. Abbiamo trovato Jack. Usare il più sulla tastiera per far andare più veloce il tempo dell'emulatore è molto utile. Jack Corvus R. Ehi tu, sei Corvus? Gran bella deduzione, piccolo Vega. Piccolo, eh? Ti consiglio di tapparti quel forno o te lo tapperò io? Basta chiacchiere, piccolo Vega. Adesso ti faccio vedere io. Che avrai mai di speciale da mostrarmi? Oh, Mega, calmati. Che avrai mai di speciale da mostrarmi? Questo tipo è bravo solo a dar fiato alla bocca. Non mi fa affatto paura. T- 3100, va bene, va bene. Ma ci stiamo avvicinando a Sirius. E mi preoccupa il fatto che questo piccolo servitore di Sirius abbia 3100 punti vita. Basta. Sono in svantaggio tattico. Poi sbagliato, mira. E va bene, dai, non è possibile, ci sparo mezz'ora, non ricordo, non sparisco. Non muoio. E vabbè, poi mi fa questo mostro. Hai ragione tu. Diventiamo invisibili. Se mi fossero capitati prima, li avrei preferiti. Ma non li disdegno affatto. Non ho fatto il doppio tempo. E vabbè, dai, non è giusto. Ah, dico, non potevo colpire. Sì. Sì, sopravviviamo ancora un pochino. Ok, è in una luna. E non è più il tipo. Non ho sparato io. Andiamo. Aia. Dai che 41! Dai che vuole! A caso! E a casa! Oh mio Dio! Oh, là! Ero praticamente caput! E andiamo a sbloccare l'ultima porta! L'ultima, si spera! Non me ne ricordo altri di boss. Beh, ripeto, c'è Joker al massimo. Potrebbe essere l'ultima linea di difesa, magari. Beh, non togliendo che conto sì Crimson Dragon, perché Crimson Dragon, essendo il boss finale tecnicamente, non può andare dove ne ha voglia. Ma no. Non hanno messo Crimson Dragon, vero? No, diciamolo insieme. No. Spero. Perché c'è la Pull of Lane? Se ritornasse Andromeda, che figata che sarebbe! C'è la Pull of Lane, perché non potrebbe tornare Andromeda? Mi sta morendo. Ah,
però stavo pensando che effettivamente Apollo Flame è un boss secondario del secondo, cioè il boss finale del, il boss finale secondario del secondo, e tecnicamente Pegasus, Leone e Dragon erano i boss secondari del primo, cioè i boss finali secondari del primo. Abbiamo tolto il sigillo, perfetto. Ok, quindi non penso che sia una domanda, però non so cosa mi servono prima la Capcom. Comunque ragazzi, se il video è uscito, io mi fermo qua, per oggi nel prossimo episodio probabilmente andremo a battere Sirius, non so quanto manchi. Quindi se il video è uscito, lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Giù la maschera ragazzi, puoi arrenderti adesso e risparmiarti altre umiliazioni. Yo yo! Ah, che rottura, anche questa versione R, anche in questa versione R dice yo yo! Yo yo, tu sei uno di loro. Tu sei uno di loro. Non sei dell'autorità M? Come fai a saperlo? So un sacco di cose. Sa, Sirius aveva una mezza idea di raggiungere il pianeta M alla sua collezione. Dopo aver messo le mani su pianeta F. Passa ai carote! Un creeper visto. Un creeper visto cavolo? Cody? Grande, sembra tanto la. Sembra tanto il primo dungeon, quello per arrivare alla prima intersezione. Ma per giusto che cosa ci fa? Ecco, aspetta che ti fai dei zombie. È un po'. Chi è che non ha tolto uno spawner qua in parte? Ma non ti interessa, c'è uno spawner, c'è uno spawner qua in parte.